Ma sicuramente si sono presentati come delle bravissime persone che si sono messe subito a disposizione della squadra e subito il primo giorno quando si sono presentati ci hanno detto che avrebbero fatto tutto il possibile per migliorare qualsiasi cosa ci fosse da migliorare, avrebbero fatto tutto il possibile per farlo. Non so se è la miglior partita che ho giocato, però secondo me abbiamo fatto in generale molto bene. Poi secondo me anche a livello personale ho fatto abbastanza bene e ovviamente sotto il punto di vista difensivo magari con la palla potevo fare una partita un po', diciamo, migliore, però non so se è la miglior partita proprio per, cioè, parlando sia di fase difensiva che di fase in possesso palla, non lo so, però secondo me abbiamo fatto proprio anche in generale a livello difensivo una buona partita. Due buoni risultati, Fermana e Pescara, però il Teramo è di nuovo in zona play-out, immagino che un po' comunque vi dia fastidio ritrovarvi ancora là. Certo, il pensiero c'è sempre, soprattutto quando siamo in zona play-out, bisogna sicuramente fare qualcosa in più. Adesso abbiamo per fortuna questa serie di partite in cui speriamo di fare dei punti che ci riescano a proiettare in un'altra zona di classifica, diciamo. Fino a Natale ci saranno impegni in sequenza abbastanza complessi e sarà un momento importante del campionato? Secondo me è molto importante, anche per, come dicevamo prima, per il fatto di come stiamo in classifica, la nostra posizione. Quindi secondo me è un importante, potrebbe essere un punto di svolta, diciamo, per noi come squadra. Come cambia avere Agostino dietro rispetto a Tozzo? No, Agostino è secondo me è un ottimo portiere, anche lui è giovane, è più giovane di Andrea, però secondo me si è dimostrato pronto, all'altezza, e quindi anche questo è un segnale che secondo me i ragazzi anche giovani, se si allenano costantemente bene, possono, appena trovano spazio, possono fare bene.